Le cose più importanti le conoscete già, l'ho detto in altre occasioni, stiamo lavorando già al palazzetto, sono aperti 3-4 cantieri a Piazza d'Armi, che è uno dei due poli, se vogliamo dire, sportivi, Piazza d'Armi e quello di Viale Ovidio, sono i due luoghi polisportivi. Poi abbiamo tutte le palestre attive, anche se dobbiamo risolvere i problemi legati al Covid per l'utilizzo di queste per lo sport di base. Abbiamo lo stadio senza barriere dove gioca l'Aquila Calcio, stiamo per intervenire sul fattore che comunque già è agibile, quindi io direi che la nostra situazione non è delle Quanto si peggiori. sente soddisfatto? Almeno un 60% per portare avanti un discorso del Non genere sono o di mai più? soddisfatto finché non riesco ad arrivare al risultato, quindi al momento sono impegnato nel tentativo di arrivare a un risultato concreto. Quando arriveranno i risultati, allora la mia sarà una grande soddisfazione, ma non personale, per la città. Perché io lavoro per questo, diciamo. Perché stiamo qui oggi a illustrare la candidatura dell'Aquila? Perché proprio abbiamo in itinere tutti questi interventi collegati e sono la parte strutturale, poi c'è la parte non strutturale dello sport, lo sport praticato, le società, i bambini, lo sport di base e anche qui il fermento, nonostante Covid, comincia a Ecco, risorgere. però lei ritiene, da uomo esperto qual è, soprattutto del mattone, per la sua esperienza pregressa, che in questo lasso di tempo ci saranno le condizioni per raggiungere i requisiti? Perché immagino che servano questi, no? Non sarete gli unici, serve chiaramente un riferimento importante. Sì, come emergerà nel corso del dibattito che apriremo tra poco, i livelli sono tre, quello di capitale europea della cultura, città italiana scusa, dello sport, città italiana dello sport e poi comunità. Noi ci candidiamo come città dello sport, che è un target per città da 50.000 a 500.000 abitanti. I requisiti li abbiamo valutati prima per poterci candidare, quindi già adesso, nonostante i cantieri attivi, noi abbiamo i requisiti per poterci candidare. Poi la commissione, oggi ospitata all'Aquila, valuterà quella che è la nostra candidatura. Quello è vero, voi avete presentato questo carnet di Un dossier. interventi, un dossier sicuramente che fa il quadro della situazione e quindi velocizzare proprio all'arrivo con che cosa, insomma, quali sono gli interventi prossimi, ecco, oltre a quelli che avete già annunciato. Mi sbilancio nel dire che siamo quasi pronti per ripubblicare la gara per la piscina di Santa Barbara, Ah, ecco. che è importantissima. Palagiapan, come siamo messi? Palagiapane, siamo alla definizione degli ultimi dettagli, sempre per poter appaltare il secondo lotto. I fattori che lei ha detto, insomma, lo rimettiamo a Sì, il posto. fattori, oggi stesso abbiamo avuto un'interlocuzione con i professionisti che ci devono fare lo strutturale del consolidamento delle pensiline, quindi a breve avremo il progetto completo e probabilmente cercheremo di attingere alla possibilità di un credito, di un mutuo a tasso zero del credito sportivo per fare il progetto globale di completamento del fattore, che peraltro, ripeto, sostengo è tuttora agibile, non è illuminato, quindi di giorno è Ma qualche agibile. pecca in tutto questo non la vede, come dire, però Oh. ci abbiamo delle situazioni particolarmente critiche. Le pecche sono sotto gli occhi di tutti, Le sono, riconosce. certo, sono i ritardi dovuti alla difficoltà proprio di portare avanti i procedimenti amministrativi, sono difficoltà Problemi, oggettive, non certo. legate solo allo sport o solo all'Aquila, sono purtroppo, passatemi il termine, universali. Ci combattiamo, diciamo, quotidianamente cercando di vincere. Allora, ci sono questi requisiti, ci possono essere questi requisiti per spendere il nome dell'Aquila? Allora, sicuramente l'Aquila, diciamo, come base al dossier, in questi giorni visiteremo appunto l'Aquila, ha delle carte da giocarsi, altrimenti non sarebbe neanche candidata. Per cui direi che parte bene, con infrastrutture importanti, che tra l'altro da qui al 2022 saranno completate, per cui ha una.
ottima chance. Quindi la chance, quanto dire, quello che vi lascia fiduciosi è il completamento di queste opere che sono ancora alcune accantierate, ancora alcune sono ferme. Allora, sì, quella diciamo è una cosa importante. Di per sé ci sono anche città con meno impianti sportivi che possono arrivare ad avere questo titolo, perché l'importante è la politica sportiva, cioè non è detto che si debbano avere tantissimi impianti sportivi per fare una politica sportiva, che sia di inclusione e di aumento della pratica. Cioè quello che noi ci aspettiamo è che, dato un valore 10, si porti questo valore 10 durante il periodo della candidatura a 11, 12, cioè l'aumento della pratica sportiva. Per cui in gioco bisogna mettere la propria attività, mettere insieme le persone, le associazioni, i vari assessorati. Quindi il discorso infrastrutturale vi riguarda, è importante, ma non è la prima cosa? Se c'è solo quello non basta.